Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. È notizia di questi giorni che tra qualche tempo uscirà una raccolta di canzoni, una nuova raccolta di Luca Carboni. Peraltro, Luca Carboni, come ci ha detto, era sparito dalle scene per un periodo abbastanza lungo, circa 2 anni, proprio perché ha avuto dei problemi di salute anche seri. Ora volevo cogliere l'occasione per raccontarvi così brevemente quello che è uno dei cantanti che apprezzo di più sulla scena italiana. Allora, Luca, tramite l'Appennino, no? Tosco-Emiliano, confina sia con Bologna, che è la città di Luca Carboni, e poi confina anche con Modena, confina con Reggio Emilia. E, per cui, io sapevo tramite anche un amico che fa il benzinaio che a volte qui da me, cioè sul versante toscano, che Luca Carboni ogni tanto passava, no? Quindi attraversava l'Appennino e scendeva. Io mi immaginavo naturalmente, che andasse con destinazione la Versilia. Per cui, sapendo, che ogni tanto passava di qui, stavo sempre un po' attento, no? A vedere nelle macchine se effettivamente, mi ero fatto dire quelle che erano le macchine che utilizzavano, per cui ci buttavo sempre un occhio. Poi è successo, ma proprio sull'Appennino, un sabato che ero in moto. A un certo punto sorpasso una macchina che aveva il finestrino aperto. Così, nel mentre che sorpasso, butto un occhio così, mi sembra di vedere Luca Carboni proprio con gli occhiali, no? Quelli che utilizza anche nei video. Per cui dico, ma sarà Luca Carboni? Sarà? Vedo con la coda dell'occhio che a un certo punto, cioè nello specchietto, che a un certo punto svolta per andare a fare benzina a un distributore. Per cui, colgo l'occasione e giro, e effettivamente quando arrivo lì, era lui, e per cui ho avuto l'occasione di parlarci. Tra l'altro è una persona molto molto semplice, e abbiamo parlato del più e del meno. Io non sono stato a dirgli che ero stato a vederlo, no? Nel concerto che aveva fatto in un teatro a Lucca. E naturalmente, ha capito che ero un fan, no? E abbiamo parlato un po' in generale. Gli ho raccontato, questo fatto che ogni tanto sapevo che passava, e quindi abbiamo parlato, un po' della Versilia, di questi luoghi. Abbiamo trascorso 30 minuti insieme, più o meno. Abbiamo parlato del più e del meno. E anche lui, mi chiedeva, no, della io appunto io ero in moto. Quindi, è stata un'occasione particolare, un'occasione anche felice, ecco, di questo incontro. Tra l'altro, io ho 2 figlioli, un bimbo e una bimba, e il bimbo l'ho chiamato Luca, come Luca Carboni. E per cui niente, c'è un piccolo video, no, che abbiamo registrato. Ve lo metto alla fine, un saluto alla fine di questo video. E io non vedo l'ora di ascoltare, ecco, l'ultimo suo video. Come diceva Lucio Dalla, Luca Carboni è uno che ha, perlomeno questo lo diceva Lucio Dalla, che ha questa capacità innata
di riuscire a creare canzoni anche in modo molto estemporaneo, insomma, molto, cioè Lucio Dalla disse in 10 minuti fa una canzone. Io non so, neanche, non so se è vero, però questo lo diceva Lucio Dalla, che insomma non era l'ultimo. E nonostante questo, nonostante che ecco, Luca Carboni in un primo momento abbia avuto anche un successo molto legato agli stadi, molto legato insomma a una platea molto, molto ampia, è uno che non so come ha fatto, ma è riuscito a gestire anche il successo in una maniera, secondo me, molto, molto equilibrata, lavorando per esempio facendo concerti nei teatri, è riuscito secondo me anche a instaurare un rapporto con i propri fan, con i propri con chi lo segue, insomma, no? Un rapporto vero, come è stato poi nel mio caso, insomma, ecco, un sabato mattina c'è stata, insomma, questa occasione di fare una chiacchierata e lui non aveva nessuna, cioè nessuna, almeno a me, mi ha dato l'impressione che avesse nessuna furia, nessuna premura, insomma, ecco, di staccarsi, no? A un certo punto di porre fine alla conversazione, insomma, per quello che è stato il mio, così, la mia idea, la mia sensazione è che, insomma, che avesse avuto piacere anche lui, via, ecco, di scambiare, ecco, qualche parola, insomma, con un fan. E quindi niente, vi saluto. Se vi è piaciuto questo video, come sempre, mettete un like. Se lo ritenete opportuno, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao, ciao.